Quindi grande fu il dolore di Adamo dopo la cacciata dal paradiso, ma più grande ancora quando vide il figlio Abele ucciso da Caino. Per l'immane sofferenza piangeva, pensando: allora da me usciranno popoli, si moltiplicheranno sulla terra, ma solo per soffrire tutti, per vivere nell'inimicizia e uccidersi a vicenda. Come oceano immenso era il suo dolore. Solo le anime che hanno conosciuto il Signore, il suo ineffabile amore, possono capirlo. E allora, continuando nella stessa prospettiva, nella stessa ottica di Silvano e noi che leggiamo, che intendiamo, e il testo biblico di Adamo che ci fa da luce su questa comprensione, su questo nostro cammino. Si aggiunge qui il passo successivo, cioè l'omicidio di Caino con Abele, l'omicidio. E qua, che sembra, almeno da questo che dice l'autore, sembra che sia quasi una presa di coscienza delle conseguenze. Allora da me usciranno popoli, ma solo per soffrire tutti. È come se, vede, in realtà il passo dalla Bibbia, come si dice, la Genesi, così l'ha imposta la cosa. Il fatto del frutto dell'albero del giardino, appunto, non è un atto concretamente descrivibile come un atto esterno, preciso. Anche perché, appunto, il giardino è in una situazione che non c'è più, e l'uomo scrive quando c'è. Invece, il primo atto concretamente descrivibile, che noi conosciamo pure come atto, come dramma, come storico, come atto singolo, è l'omicidio di Caino, di Abele. Quello è nella Bibbia messo lì come il primo degli atti che seguiranno, conseguenza della disobbedienza. Quindi anche noi, per così dire, dinanzi all'omicidio, all'uccisione del fratello contro il fratello, quindi di un uomo significa un uomo contro un altro uomo, appunto, la fratellanza è l'uomo contro l'uomo, perché ogni uomo è fratello dell'altro, in pratica. Quindi significa che anche noi prendiamo coscienza che queste sono le conseguenze, e che questa è conseguenza dell'altro. E allora lo sgomento, ancora di più, lo sgomento per aver visto e per aver più grande ancora è stato questo dolore, questo sgomento, per dire allora è una terra di sofferenza, punto e basta. È una terra di uccisione, uccidersi a vicenda, che è incomprensibile quanto vogliete voi. Non si può capire perché questo deve accadere, ma intanto la nostra esperienza è che accade a tutti noi giorno per giorno questo tipo di esperienza. E quindi come se l'uomo non si aspettasse che questo può avere causato quest'altro. E qui significa che il proprio rapporto con Dio manomesso abbia potuto avere conseguenze terribili sulla sua storia quotidiana terrena, che apparentemente sembra non entrarci, perché se vi ricordate la domanda di Caino, la risposta di Caino è: beh, che c'entro io? Mica sono il custode del mio fratello. Caino non si aspetta
che Dio gli rendi chieda conto a lui di quello che ha fatto. E invece è proprio in questa domanda che l'autore capisce che gli atti terreni sono legati agli atti con Dio, che le due cose sono collegate, e che Dio è custode, perché se gliene chiede conto, Dio è custode di quello che l'uomo fa e ne risponde. Quindi, detto in altri termini, che l'etica risponde alla religione, non viceversa. Giusto? La religione fonda l'etica e non viceversa. Quello che tutti i comportamenti etici hanno in sé una ragione, quindi non ci si le ragioni che obbligano l'agire, l'etica, le ragioni che comandano l'agire sono intrinseci all'agire, non li prendono da altrove le ragioni, ma il fondamento del perché alla fine devi agire bene, la regola d'oro, fare il bene ed evitare il male, che è a fondamento di qualsiasi ragione dell'agire, è in un'altra cosa, nella religione, nel rapporto con Dio. E qui spiega esattamente, è in fondo questa scoperta. E guardate, come sapete meglio di me, e questo è pure un cardine in discussione e non è sempre accettato che sia così oggi come ieri, naturalmente. Non è che è sempre accettato, e questa è una cosa che fa difficoltà e che non vuole andare giù all'umanità. Sono due cose che non hanno niente a che vedere. Io devo trovare delle ragioni indipendenti e autonome dei miei comportamenti, dei nostri comportamenti, e se non me ne date una sufficiente, automaticamente quello che io penso di fare è lecito. Se non me ne date una sufficiente che mi convince. E questo non aggancia la religione, inevitabilmente. Oggi la questione in discussione è benissimo, queste ragioni chi le pone e soprattutto chi le fa valere? Ecco perché dal nostro punto di vista è sempre la stessa cosa, ragioni che obbligano e devono comandare l'agire. Per ovvi motivi devono essere ragioni che si impongono e che quindi dovrebbero essere universali. Per ovvi motivi, ma anche chi propaga, facciamo finta, prendiamo tutto questo dibattito più o meno vero oggi del genere, è giusto? Del genere, sì. Allora, anche se qui dice, apparentemente è individualista la cosa, quello che tu pensi, quello che tu senti, quello che tu vuoi decidi, e se poi sei libero in qualche modo di poterlo fare. Ma è insito nel fatto che io questo lo voglio fare diventare legge, quindi imporre a tutti, è insito che almeno questo deve essere universale, che altrimenti non funzionerebbe l'ipotesi. Vabbè, tu pensi così, tienitelo per conto tuo, non venirmi da me a fare una legge dello Stato o chiedere che debba essere per tutti così. Quindi la tendenza a regolare i comportamenti istintivamente è nell'uomo che lo voglia, che voglia che sia universale e che quindi quello che sia giusto per me debba essere giusto anche per te. Questo è di tutti, compreso chi dice che deve essere soggettivo, perché vuole che sia soggettivo e vuole che io ti approvi come te l'approva lui, come te l'approva lei. C'è sempre dunque la tendenza che dei comportamenti non è possibile che ognuno faccia come gli pare. Per questa ragione l'etica è una scienza, cioè non è decidibile, non è un fatto privato, è una scienza. Scienza significa qualche cosa che obbedisce a dei principi che la ragione umana può scoprire e che dunque possono essere convincenti per tutti, perché
la ragione li scopre, e se scopre la ragione uguale per tutti, la ragione illumina principi che valgono per tutti. Se questa etica diventa condivisa da un gruppo, da un grande gruppo, da un'intera popolazione, addirittura da molte regioni insieme, o no, questo è poi in discussione. Ma l'ulteriore questione è se questo è completamente slegato dalla religione o ha nella religione, naturalmente nell'impostazione cristiana da sempre, la religione era la tutela dell'etica. La religione era a catenaccio per il semplicissimo motivo, ecco, di Caino e Abele, di Adamo ed Eva, che di quello che tu fai sulla terra Dio ti chiede conto. Nel momento che è così, automaticamente il garante dei comportamenti è Dio e non l'uomo. E per questa ragione la vecchia impostazione, lo Stato, le pubbliche leggi dovevano tentare di essere simili e seguire le leggi religiose, o quantomeno tenerne conto, perché non contraddicessero. Togli questo aspetto e dunque ecco il problema della Babele attuale, in qualche modo, della grande difficoltà. O religioni diverse, o nessuna religione, o il tentativo di dire a prescindere completamente dalla religione. Questo si scontra immediatamente con quello che stiamo dicendo, per ovvi motivi. Né noi siamo in una condizione anche, diciamo, tale di pensiero e di società tale che noi non possiamo nemmeno più possiamo pretendere, cioè la Chiesa Cattolica dopo il Vaticano II non pretende più che le nazioni, tra virgolette, obbediscano, piuttosto chiede ai fedeli, sia laici sia clero, quindi alla Chiesa tutta, chieda che trovi la traduzione in leggi di un credo che crede, ma che sia il più possibile traducibile in modo laico, cioè terreno, e che non sia immediatamente imponibile o riconducibile al perché credo. Quindi deve trovare per una legge comportamentale le ragioni in terrene, mondane, razionali. Se non le trova è un problema, oppure se le trova ma la maggioranza in democrazia la pensa al contrario, te le accoppa. E cosa però con te le accoppa. I principi, tipo la legge sull'aborto, la legge sul divorzio e così via. In genere. Che cosa però con la legge morale? In genere la legge morale. Esattamente. Ecco perché. Ma questo è qui la cosa che mi fa, che ci riguarda oggi, è una presa di coscienza spirituale, cioè ne prende consapevolezza dal punto di vista proprio della religione, del rapporto con Dio, Silvano come l'autore biblico. Lo capisce che è così perché sta guardando se stesso in rapporto a Dio, e Dio che gli parla, e vede, ecco perché il dolore è ancora più grande, pensa, si accorge e capisce che da me usciranno questi popoli, cioè io sono stato la causa di tutto questo. E quindi prende coscienza, non da un punto di vista ecco morale o di si voglia, ma ne prende questione come spirito nel rapporto col Signore, vede la gravità del rapporto, del tradimento del Signore, e ne vede e ne misura la gravità, e questo provoca il dolore. Ecco, infatti, come oceano immenso era il suo dolore. Solo le anime che hanno conosciuto il Signore e il suo amore ineffabile possono capirlo. Lo vedete che è un fatto spirituale, ovvero sia di quelli che dialogano col Signore e di quelli che vivono la vita col Signore. Questo spiega anche che
Ecco, se il mondo, lo Stato e il mondo va un po' per conto suo, non è che non possiamo che prenderne atto con dolore, ma non è che possiamo imporre o pretendere che tutti lo possano capire. Questo l'altro punto importante di tutte le religioni, ma non solo delle religioni, è che avevano capito qual è il valore dell'educazione. Allora noi abbiamo fatto le scuole, o sono nati dei carismi di fondatori che hanno fatto la scuola, vissuta come un carisma, cioè vissuta come un servizio apostolico al Signore e agli uomini. I fratelli delle scuole cristiane, ma anche Filippo Neri e cose del genere, perché hanno capito il valore che aveva educare alle leggi della terra, ma educare secondo Dio, e le due cose erano connesse e facevano, secondo il vecchio modo di pensare, buoni cristiani e buoni cittadini contemporaneamente. Questo è stato perso pure dalla percezione degli stessi cristiani. La percezione è stata persa. Vedi quanto è lontano, mille miglia. Spesso sono rimaste a noi le istituzioni senza anima, cioè senza che si capisce più perché è così, quindi svuotate, e quindi chiudono che sono svuotate e nessuno gli dà la vita perché non lo capisce più. Tutto questo è drammatico per certi aspetti, è il passaggio di epoca ad altra epoca, non c'è niente da fare. Se non noi essere testimoni di grande decadimento, ma questo non toglie la com'è la cosa. Io pure, ecco, vedete che è lui, è sempre lì, lo scrittore, io pure ho perso la grazia. E con Adamo imploro, abbi pietà di me, Signore, donami lo spirito di umiltà e di amore. Ecco, la preghiera del cuore, vedete? Com'è grande l'amore del Signore, chi ti ha conosciuto non si stanca di cercarti, e giorno e notte grida, desidero te, Signore, e lacrime ti cerco. Come potrei non cercarti? Sei tu che mi hai permesso di conoscerti nello Spirito Santo, e ora questa divina conoscenza attira incessantemente la mia anima a te. Ora, questo non solo nel nostro mondo occidentale, noi abbiamo imparato, per quanto da piccoli, ecco, da quei piccoli film, grandissimi romanzi, la Russia cristiana, che era questo immenso paese che andava, si nutriva da questi starets, come lui è uno starets, cioè questi padri spirituali, chiamiamoli così, molti dei quali erano eremiti, altri erano monaci. Giusto, tutta la Russia cristiana fino al 1917 era poggiava i pilastri, l'anima, come l'abbiamo avuto noi, giusto, fino a quando eravamo stati cristiani, che ci nutrivamo da queste grandi sorgenti spirituali che davano l'anima a delle nazioni intere, a una nazione intera. Cioè, è fatta impressione, voi immaginate l'impressione dopo il 1917, che la rivoluzione russa, e dunque l'ateismo di Stato, e dunque la distruzione a tappeto di monasteri, uccisione, dispersione di monaci. Ecco, immaginate voi, ma che noi avevamo vissuto qualche decennio prima, sebbene la cosa sia quando nel 1866, chiusura dei monasteri, riacquisizione dei monasteri, religiosi tutti a casa, oppure la rivoluzione francese ancora prima di noi ha ammazzato migliaia di preti, di monache, di suore, riacquisito monasteri e cose del genere. C'è un'ondata europea di circa 100 anni, 150 anni, che ha inaugurato i tempi attuali, fondamentalmente. Giusto? Benissimo. Ma e oggi questo mondo per noi è sempre impensabile, del tutto impensabile. Ma come vedete, le fondamenta sono in questi uomini qui che hanno compreso. Io pure, perché lui dice io pure?
Cioè, questo è uno scritto che ti fa vedere come quest'uomo, maturato, come ho detto stamattina, maturato, poi riprende un testo biblico e vedete come legge sé e legge il testo, legge la sua vita e legge il testo. E c'è un rispecchiamento e una immedesimazione continua tra lui e la Bibbia, la parola e lui, la parola e lui, la parola e lui, lui e la parola di Dio. Che è una cosa straordinaria, perché veramente faro, questo è un faro per il senso della vita umana. Quindi immaginate voi questo cosa vuol dire per il giovane, cosa vorrebbe dire per illuminare. Ma non è che questo si riceve con una semplice lettura, non è che questa luce si riceve, basta leggersi queste tre paginette, ci vuole non più di un quarto d'ora. Non si riceve così, perché sono testi chiusi, se volete, nel senso che si rifiutano di comunicare la propria luce quando chi, il lettore, non ha le condizioni di riceverla. Come questo è esattamente, né più e né meno, né più e né meno. Ma questo è la sapienza, questa è la ricerca della sapienza, che non è una cosa che si compra così a buon mercato, non c'è, questa è la sapienza, la ricerca. Questo fa sì che una vita si impianta in un modo o in un altro modo, la facilità, il comodo, l'immediatezza sono fondamentalmente contrari a questo metodo, che chiede pazienza, tempo, come dice qua, dono e mio spirito di umiltà e di amore. Sono questi che fanno crescere dentro. E se la legge della vita è sempre così e sempre sarà così, non può non essere così. E che ci fa vedere come le civiltà nascono, crescono, non è che non è possibile, nascono, crescono, si muoiono, si avvicendano, ma non possono non rispettare queste leggi, di fatto. E la storia infatti cammina così, giusto? Sale e scende. Questo desiderio di Dio, desidero te, Signore, in lacrime ti cerco. Questa grande ricerca, che ripeto, è inquieta, non è appagante, provoca dolore, un grandissimo dolore, perché qui si sta cantando tutto il tempo un grandissimo dolore, però è di grande maturità. È di grande spessore e sicuramente di un amore vivo, non morto. Ecco qui, adesso ho riportato su testo. Adamo piangeva, il silenzio del deserto non mi rallegra, la bellezza di boschi e prati non mi dà riposo, il canto degli uccelli non lenisce il mio dolore. Nulla, più nulla mi dà gioia, l'anima mia è affranta da un dolore troppo grande. Ho offeso Dio, il mio amato, e se ancora il Signore mi accogliesse in paradiso, anche lei, anche là, piangerei e soffrirei, perché ho amareggiato il Dio che amo. Il leitmotiv 14. Santa Caterina del Genova col Purgatorio, sì, quella subito mi fa ricordare Santa Caterina, perché appunto lei patisce il grande dolore, il fuoco del purgatorio che le brucia e accorgersi di quanto è lontana da Dio, di quanto ha offeso, di quanto è stata ingrata, di quanto continua oggi ad essere, a non essere, a non sapere rispondere. E quello sì, che appunto è purgante. Ma lei si
si vede come se fosse al purgatorio, ma sa che è salva e quindi sa che è in cammino al paradiso, verso il paradiso, quindi, e di questo ne ha la certezza, e per questo lei può parlare, può dire, quindi è un amore ormai maturo e pieno, quello di Caterina. Sì, altrettanto, altrettanto. Vedevo, mi ricorda più quello come tematiche. Abramo, cacciato dal paradiso, sentiva sgorgare dal cuore trafitto fiumi di lacrime. Ma sono quel su, questo è lui, Silvano, non è Adamo, naturalmente, che sente sgorgare questi, cacciato dal paradiso. Così piange, infatti lo vedete, così piange ogni anima che ha conosciuto Dio e gli dice: dove sei, Signore? Dove sei, mia luce? Dove si è nascosta la bellezza del tuo volto? Da troppo tempo l'anima mia non vede la tua luce, afflitta ti cerca. Nell'anima mia non lo vedo, perché in me non dimora, cosa glielo impedisce? In me non c'è l'umiltà di Cristo, né l'amore per i nemici. Sconfinato, indescrivibile amore, questo è Dio. Belle parole, proprio semplicissime, ma comprensibili in questo animo, perché legge sconfinato, si capisce, è logico, è così, che Dio è indescrivibile, sconfinato amore, questo lo sappiamo tutti, ma se non lo vogliamo nel pathos, è in quello che lui scopre e ci trasmette con forza, non dice niente, una frase o quell'altra frase non dice granché. Adamo andava errando sulla terra, nel cuore lacrime amare, la mente continuamente in giro, e quando il corpo esausto non aveva più lacrime da piangere, era lo spirito ad ardere per Dio, non potendo dimenticare il paradiso e la sua bellezza. Ma l'anima di Adamo amava Dio più di ogni altra cosa, e forte di questo amore a lui incessantemente anelava. Quindi c'è un tempo, questo andava errando, eccetera, è il tempo della maturazione dell'amore, è il tempo della coscienza, sì, è proprio maturare, stagionare, arrivare ad ardere pienamente, liberarsi, purificarsi pienamente, che è un errare, andare qua e là, esausto. E come vedete ha le sue fatiche, qui le narra così, le sue fatiche. Anche il nostro caro Giovanni della Croce le narra come la purificazione dello spirito, la purificazione della mente e così via. Le narra come momenti terribili, momenti ma, come vedete, non potendo dimenticare il paradiso e la sua bellezza, aveva sempre la mente continuamente in Dio. Quindi è una fase matura, di preghiera piena, di dialogo continuo con Dio. Non è una cosa, diciamo, iniziale, non è una condizione iniziale. È un essersi radicato, secondo me, in Dio ormai. Adamo, di te io scrivo, ma tu vedi che troppo debole è la mia mente per capire l'ardore del tuo desiderio di Dio e il peso della tua penitenza. E qui emerge allora il trucco dell'autore, naturalmente, giusto? Cioè l'autore adesso ci dice come lui stava meditando e sta meditando la storia di Adamo,
E come vede che c'è una profondità che gli sfugge, si accorge che c'è una profondità che lui non ha, che Adamo pure aveva, perché probabilmente, come si è detto, Adamo aveva una trasparenza superiore, una sensibilità superiore alla nostra, e quindi lui capisce che c'è qualcosa di più. Debole, troppo debole la mia mente per capire l'ardore del desiderio e il peccato, che sono due cose collegate. Ci siamo, giusto? La cosa è cioè, la stessa cosa è l'ardore. Due facce la stessa medaglia. L'ardore dell'amore rende più arpio, forte la penitenza. Adamo, tu vedi quanto io, tuo figlio, soffro sulla terra. In me non c'è più fuoco ormai, la fiamma del mio amore si sta spegnendo. Per la stanchezza, giusto? Per la fatica. Adamo, canta per noi il cantico del Signore. L'anima mia esulti di gioia nel Signore. Ecco, si levi a cantarlo e glorificarlo come nei cieli lo lodano i cherubini, i serafini e tutte le potenze celesti. E allora è evidente che è cristiano, cioè non è solo Adamo, ha citato infatti il Nuovo Testamento, il Magnificat, cioè la presenza di Gesù. E Adamo è il vecchio Adamo, ma Adamo è Gesù, il nuovo Adamo, che non può cantare, il primo Adamo non lo può cantare, è finito, ma Gesù può, è quello che ha cantato la vittoria, il cantico del Signore. E Maria, senza peccato originale, non a caso, giusto? Ha cantato, ha esultato di gioia. Chi può cantare? Cantalo per noi, perché tu hai la libertà di cantarlo. Hai la maturità di cantarlo. Così come fanno gli angeli e le potenze in cielo. Vedete questa percezione piena di comunione, di unità tra il cielo e la terra. Anche questo molto gli orientali ci hanno spiccato, il senso che ogni liturgia, ogni preghiera sulla terra è in profonda comunione con gli angeli, con i santi del cielo, la comunione dei santi. Ma è proprio bello questo, che canta per noi, perché noi non riusciamo a cantarlo, non abbiamo, ripeto, questa libertà. Adamo, nostro padre, canta per noi il cantico del Signore, tutta la terra lo senta, tutti i tuoi figli levino i cuori a Dio, gioiscano al dolce suono dell'inno del cielo, dimentichino le sofferenze della terra. Per questa ragione, vedete, in questi tre righe è riassunto il perché della lode a Dio, della preghiera, della lode a Dio. Tutti lo sentano. La lode a Dio è annuncio, è evangelizzazione. Perché tu la elevi e tutti lo sentano. Così i figli levino i cuori a Dio, siano portati a Dio dalla tua lode, dalla tua preghiera, che gli altri vedono e sentono, gioiscano al dolce suono dell'inno e dimentichino le sofferenze della terra. Qui c'è la giustificazione dei monasteri che pregano tutti i giorni, vedete? La giustificazione della messa, della liturgia, come luogo di libertà e di evangelizzazione e di liberazione per tutti gli altri. Perché lo ascoltano e sentono il canto della libertà, della gioia, della ricerca di Dio, dell'unione a Dio. Mi sto spiegando? Si capisce? Questo spiega davvero il valore
dunque della liturgia come senso della festa e della, del paradiso, del paradiso. Adamo, nostro padre, narra il Signore a noi tuoi figli. L'anima tua conosceva Dio, conosceva la dolcezza e la gioia del paradiso. E ora tu dimori nei cieli e contempli la gloria del Signore. Il seno del paradiso adesso ha... Perché Adamo in paradiso? Per la risurrezione di Cristo, che l'icona della risurrezione degli orientali, ve la ricordate com'è? Quella che c'era a Sant'Anna, quella che c'era a Sant'Anna dietro, nel santuario dove abbiamo fatto un mare di ritiri. Sotto c'è lui che piglia i due, Adamo ed Eva. E riscatta a Gerusalemme, allora esattamente, e li libera. Cioè, che significa liberato tutta l'umanità prima di lui, nella risurrezione? Quindi chi ha portato in paradiso? Gesù ha portato in paradiso Adamo. Gesù risorto ha portato in paradiso. Ecco perché tu lo hai conosciuto, conoscevi l'anima tua, ma ora tu stai nei cieli, tu sei con Cristo Signore. Quindi tu puoi cantare, puoi narrare a noi, puoi spiegare a noi. Cioè sei l'umanità redenta, Adamo è l'umanità redenta da Gesù Cristo. Salvata e risuscitata a Cristo. Ecco perché si rivolge a Lui. E però sei il padre di tutti noi, cioè sei tutto quello, abbracci tutta l'umanità in te stesso. E allora tu, ecco perché a Lui gli dice, narraci come il Signore nostro è glorificato per la sua. Vedete che ci deve raccontare Adamo di Gesù riso morto, vedete? Perché? Prima di tutto viene Gesù a questo punto. E Adamo può parlarci perché è passato per Gesù, è stato liberato da Gesù Cristo. Narraci come il Signore nostro è glorificato per la sua passione, come vengono cantati i cantici in cielo, come sono dolci gli inni proclamati nello Spirito Santo. Quindi è chiamato il primo a parlare dell'ultimo Adamo e del trionfo dell'ultimo Adamo, della liberazione dell'ultimo Adamo, perché è come se il primo Adamo oggi fosse il miglior testimone con tutto questo, perché è stato appunto nell'iconografia, cioè nella fede cristiana. L'iconografia rappresenta la fede cristiana, giusto? Nell'iconografia della fede cristiana Cristo ha liberato l'uomo. Per dire ha liberato l'uomo bisogna dire ha liberato Adamo, il primo uomo, perché in lui c'è sempre rappresentato tutti, ci siamo rappresentati tutti. Spero che è finito. Ah no, qua c'è. Narraci la gloria di Dio, quanto è misericordioso, quanto ama la sua creatura. Narraci della Santa Madre di Dio, quanto è esaltata nei cieli, quali inni la proclamano beata. Narraci come gioiscono i santi lassù, come risplendono di grazia, come amano il Signore, con quale santa umiltà stanno davanti al suo trono. Adamo, consola e rallegra le nostre anime affrante, narraci cosa vedi nei cieli. Non rispondi? Perché questo silenzio? Eppure la terra intera è avvolta di sofferenza. E quindi che Adamo sia chiamato, cioè è l'uomo in paradiso che ora è chiamato. Vieni a raccontare, come, quasi come angelo, vieni a dirci, tu che sei stato la causa della nostra disgrazia, della nostra sofferenza. Adesso sei redento e conosci la redenzione di Dio. Sei il testimone più qualificato per annunciarci com'è, come non è, dici cosa fanno, ecco tutte queste cose. La Madonna, i santi, gli angeli, che cosa, cos'è tutto questo? Perché tu, che sei la causa di tutto questo, allora oggi sei veramente il primo testimone di tutto questo. E dunque pure non rispondi, perché questo silenzio tanto ti assorbe l'amore divino da non poterti ricordare di noi?
Oppure vedi la Madre di Dio nella gloria e non puoi distogliere gli occhi da quella celeste visione? E per questo lasci i tuoi figli nella desolazione, orfani di una parola di affetto? È per questo che non ci consoli e non ci permetti di scordare le amarezze della nostra vita terrena? Questo un po' mi preoccupa, perché pure Adamo in silenzio non riesco a capire. No, non ti devi preoccupare affatto. Io mi stavo ricordando del bel suggerimento, bisogna dire, mi ha affascinato questo suggerimento di Cettina, di Dante. È Virgilio, aiuto, qualcuno che ci aiuti. Qualcuno ma sei in silenzio? Virgilio parla, e come? Invocato viene. Invocato viene. Virgilio e Beatrice. Cioè, in realtà è la stessa cosa che dice Dante. Fammi conoscere, inferno e purgatorio, cioè fammi conoscere tutto il mistero della salvezza. Portami a vedere tutto il mistero della salvezza. Da solo non ce la faccio. Non può. Chi mi aiuta? In quel caso, due personaggi straordinari che dicono la sapienza umana, cioè gli scritti, il passato, chi ha scritto, che è stato grande perché ha saputo scrivere, perché ha saputo scrutare le profondità. In lui c'è sempre il mischiare l'aspetto terreno politico e quello spirituale religioso in Dante, ma è la stessa idea, fondamentalmente è la stessa idea. E lui chiede, in questo caso lui chiede che sia Adamo la sua guida, non Virgilio e non Beatrice, ma sempre la stessa cosa vuole sapere, cioè vuole raccontato, siete le risponde. Ma è una poesia questa, cioè è una bella composizione poetica dove lui volutamente compone il testo tanto da esprimere i sentimenti, le pieghe, per questo diciamo un pathos, esprime le pieghe anche di momenti di silenzio, certo, di sofferenza. Tutti percepiscono le cose grandi, a me, gran parte percepisce le cose grandi, poche le esprimono, solo i grandi riescono a dirlo in modo che tutti lo capiscano. La differenza è qua, che lui tutti l'abbiamo vissuto, ma questo l'ha detto. E c'è, vuol dire che è uno scrittore che tanto che tu dici, tutti lo vediamo, vuol dire che ti aiuta, è vero, dici, vero. In questo si dice la grandezza di uno scrittore, di un autore, che insomma. Che lui non è anche con il Dio. Esatto. La grandezza di un autore non può che essere spirituale, anche se parla di cose dove Dio non c'entra, ma c'entra la natura, la bellezza, il creato, l'animo umano. Perché dovunque c'è una grandezza e bellezza è Dio. E chi la capisce ha capito, in parte ha capito Dio. Certo che lo scusa, giusto? E quindi veramente la bellezza, la profondità. Allora, oppure vedi la Madre di Dio nella gloria e non puoi distogliere gli occhi da quella celeste visione, e per questo lasci i tuoi figli della desolazione orfani nella prova di affetto? E per questo che non ci consoli e non ci permetti di scordare le amarezze della nostra vita terrena? Adamo, nostro padre, non rispondi? Il dolore dei tuoi figli sulla terra tu lo vedi? Perché dunque questo silenzio? Perché? Adamo risponde. Figli miei, amati, non turbate la mia pace. Non posso distogliermi dalla visione di Dio. L'anima mia, ferita dall'amore del Signore, si delizia dalla sua bontà. Chi vive nella luce del volto del Signore non può ricordarsi delle cose terrene. Adamo, nostro padre, hai forse abbandonato noi, tuoi figli, ormai orfani? Ci hai lasciati immersi nell'abisso dei mali della terra. Narraci come piacere a Dio. Non turbate la mia estasi. Contemplo la Madre di Dio nella gloria. E non posso distrarre la mente da questa visione per parlare con voi. Contemplo anche i santi, profeti e apostoli, e sono pervaso di stupore perché li vedo in tutto simili al Signore Gesù Cristo Figlio. Cammino nell'Eden e ovunque contemplo la gloria del Signore. Egli vive in me e mi ha reso simile a Lui. A tal punto il Signore glorifica l'uomo. Veramente straordinario. Adamo, parla con noi, siamo tuoi figli e qui sulla terra soffriamo.
Nel frattempo che lui dice non posso, ma gli sta raccontando. E così dice non posso, però glielo sta raccontando nel frattempo. Che com'è e che cos'è. Ecco, cammino nell'Eden. Vedete? Ho ritrovato il perduto, questo significa. E ovunque contemplo la gloria del Signore. Cioè vede tutto nella gloria, come veramente, come un sole che splende e illumina ogni cosa. Sarà uguale per te. Egli vive in me e mi ha reso simile a Lui. Quindi c'è più che l'Eden, c'è la piena glorificazione dell'uomo. A tal punto il Dio glorifica. C'è la piena glorificazione dell'uomo. Quindi è veramente straordinario, bisogna dire. Figli miei, perché gridate a me? Ecco, diciamo, il Signore vi ama e vi ha dato i comandamenti della salvezza. Osservate. Soprattutto amatevi gli uni gli altri. Così troverete riposo in Dio. In ogni istante pentitevi dei vostri peccati, così sarete ritenuti degni di andarvene incontro a Cristo. Il Signore ha detto, amo quelli che mi amano, glorificherò quelli che mi glorificano. Pentitevi davanti al Signore e pregate. Concederà ogni cosa agli uomini che tanto ama. Anch'io mi sono pentito. E ho sofferto per aver amareggiato il Signore, perché per i miei peccati la pace e la gioia erano state tolte dalla faccia della terra. Un fiume di lacrime solcava il mio volto, mi scorreva sul petto e cadeva a terra. Il deserto intero riecheggiava dai miei singhiozzi. Non potete penetrare l'abisso della mia afflizione, né il mio pianto a causa di Dio e del paradiso. In paradiso ero felice. Lo Spirito di Dio mi colmava di gioia, mi preservava libero da sofferenze. Vedete l'idea che già vi dicevo, che la purezza di Adamo e la felicità di Adamo noi non l'abbiamo mai conosciuta, ed è questo che lo rende diverso da noi. Questo o uomo o primi uomini, o comunque lo vogliamo, sarà accaduto, avevano una condizione diversa che noi non abbiamo mai conosciuto. E quindi c'è forse una memoria della perdita dentro di me. A chi era? Non è Camus, che mi pare la caduta, il romanzo di Albert Camus, dove questo qui, credente, non credente, più che credente, o comunque contestatore e ribelle nei confronti di Dio e del Dio cristiano, aveva capito questo discorso straordinario. Ma cacciato dal paradiso, fiere uccelli che prima mi amavano presero a temermi e a fuggire lontano, pensieri malvagi mi laceravano il cuore. Freddo e fame mi tormentavano, il sole mi bruciava, il vento mi sferzava, la pioggia mi inzuppava. Ero sfinito dalle malattie e da tutte le disgrazie della terra, ma sopportavo tutto sperando in Dio contro ogni speranza. La citazione. Cioè, la condizione dell'uomo, del Dio nostra, giusto? Nostra. Noi siamo tutto avverso, tutto è avverso a noi. La creazione è bellissima, eccetera, eccetera, è un'avversità continua. Tutti le fiere, tutti contro, le malattie. Vedete che il creato è vissuto come una disgrazia, non come una grazia. Tutto contro di noi. Ma tutto sopportavo sperando in Dio, contro ogni speranza. Figli miei, sopportate anche voi le fatiche della penitenza. Amate le afflizioni, sottomettete il corpo con l'ascesi e la sobrietà. Umiliatevi e amate i nemici. Lo Spirito Santo dimorerà in voi. Allora conoscerete e troverete il Regno di Dio. Allora, questo Adamo sembra in parte Gesù Cristo, come se fosse in parte Gesù,
in parte noi, in parte Gesù e in parte noi. E non è che mi snobba, no, dice pressappoco quello che Gesù dice, secondo me, al ricco Epulone, quando gli dice salva, non c'è i profeti e la legge. Ho detto quello che devono fare, lo osservi. Quindi qua è sopportato. Le ultime tre frasi ti dicono la classica cosa, soprattutto due del Vangelo: preghiera, penitenza, sopportare, nel senso di portare, sperando in Dio, con la forza in Dio. Perché Lui non vi abbandona, non vi lascia, vi ama, l'ho detto prima, ama gli uomini e quindi non vi abbandonerà in nessun modo. Quindi Adamo è l'uomo che è arrivato, l'uomo che è in paradiso già, il peccatore che è già pienamente nel paradiso, ha attraversato tutto. E racconta e dice, voi, la via per voi è questa, perché quando avete vissuto questo, conoscerete e troverete il regno di Dio. L'avete trovato, c'è già. Non dovete. Però bisogna passare in questo mondo, bisogna passare questa Pasqua, attraversare questo con queste disposizioni di animo, che sono che è la legge, i comandamenti, il Vangelo, insomma, tutto quello che abbiamo già a nostra disposizione. Attraversando queste sobrietà, ascesi, umiltà, esatto, fatiche. Sopportate anche voi le fatiche della penitenza. Va bene, penso che sia stato carino questo, molto carino. Grazie, e ci fermiamo qui perché l'ora praticamente.